a chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme. A tutti voi auguriamo un anno di sorrisi. Buone feste da Dentec Clinica Dentale. Si è conclusa ieri, domenica 21 dicembre, la terza edizione dei mercatini di beneficenza marina di Ginosa, ovvero Natale insieme, con la partecipazione di Babbo Natale, al quale i bambini hanno consegnato la classica letterina. L'occasione, assieme ai volontari del gruppo Carnevale Marinese, organizzatori dell'evento, insieme al comune di Ginosa, per tracciare un bilancio dell'edizione 2014 degli ormai tradizionali mercatini natalizi. Oggi, 21 dicembre, si conclude l'edizione 2014 dei mercatini di beneficenza, ovvero Natale insieme. Il gruppo Carnevale Marinese oggi tira un po' le somme di tutto il lavoro che è stato svolto in questi ultimi due mesi, perché il mese di novembre è stato dedicato alla sistemazione della piazza, a installare le strutture, luci e addobbi in genere. C'è stato un grande lavoro organizzativo da parte di tutti i soci che hanno collaborato, un grande impegno anche da parte delle associazioni che hanno partecipato a questa edizione 2014. Oggi si conclude, come stavo dicendo, con vari appuntamenti, la casa di Babbo Natale, le letterine, gli stand, teatro, musica popolare, insomma, ce ne sarà di tutto e per tutti. Io in qualità di presidente del gruppo ringrazio tutti i miei soci che hanno dato vita a tutto quello che avete visto in quest'ultimo mese. È stata una bellissima manifestazione. Ora non mi dilungo più di tanto, perché passo la parola, perché ognuno deve dire la sua sull'argomento. Quindi comincio con la vicepresidente Isabella Piccolo a dire la sua su quanto è stato prodotto, perché è lei che ha gestito veramente tanto lavoro che è dovuto servire, insomma, all'organizzazione di quanto avete visto. In realtà adesso ricordo che abbiamo qui Babbo Natale che riceve le letterine per tutti i bambini. Alle 17 c'è il teatro dei burattini dell'Arci, del Circolo Arci, il Ponte di Ginosa, una delle tante associazioni che ha partecipato. Questa sera il presepe vivente dell'Azione Cattolica di ACR, tradizionale, il nostro tradizionale presepe vivente. Un altro intermezzo teatrale, una favola natalizia scritta apposta per stasera da Anna Maria Cossu con il gruppo teatrale dell'Hauser, musica popolare con i Briganti Montesi, con i Zampognari, gli stand li vedete, sono rinnovati, molti commercianti ci stanno aiutando e stanno partecipando, molte ditte, abbiamo molti finanziatori da ringraziare e lo faremo pubblicamente. Abbiamo Nino Salluce che insieme a Marco Sanapo, Vito Tigrato, Antonio Tigrato, Vito Galante, Lidia, c'è Anna, c'è Giuseppe, c'è Maria Teresa, non vedo gli altri. Tutti hanno collaborato per realizzare tutto quello che, la parte tecnica, la parte manovale, gli impianti elettrici e quant'altro. Due parole, un plauso e un grosso abbraccio lo faccio a tutto il gruppo, perché abbiamo lavorato tantissimo quest'anno saltando parecchi ostacoli, e voglio ringraziare tutti gli stendisti che ogni domenica ci sono venuti incontro, perché hanno sposato il nostro progetto, cioè aiutare delle famiglie bisognose, tutto questo, nient'altro. Gli alberi, le luci sono stati realizzati anche dalla parte femminile, quindi c'è la signora Lidia che forse potrà dire qualcosa. Niente, io dico soltanto che sono 3 anni che facciamo questo evento e ogni anno per me è un'emozione grandissima. E per me sono 3 anni che un Natale ha un senso diverso. Auguri a tutti. Chiudiamo questa intervista mattutina del 21 dicembre. Tutto il gruppo Carnevale Marinese augura a tutta la comunità di Marina di Ginosa e di Ginosa un buon Natale e un felice 2015 a tutti. Buon Natale, buon Natale. E ovviamente auguri a Nettuno TV. A chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme, a tutti voi auguriamo un anno di sorrisi. Buone feste da Dentec Clinica Dentale.